Grazie Presidente, cercherò di essere il più breve possibile, però se lei me lo consente per lo svolgimento della relazione intendo utilizzare delle slide che aiutano meglio a focalizzare gli elementi in trattazione. Se me lo consente io condividerei le mie slide. Certo. Grazie Presidente. Eccoci, allora con la prima slide intendo presentare il Sistema Nazionale di Riconoscimento per il Diritto di Asilo, che è composto da 20 commissioni, che sono quelle indicate in rosso, e da 21 sezioni. E lo faccio giusto per dare un'idea agli onorevoli partecipanti a questo collegamento della capillarità con cui il nostro lavoro si svolge sul territorio nazionale. E subito dopo, sempre per entrare nel merito della materia, apro sul prospetto che riepiloga i dati dell'asilo rilevati alla data del 30 ottobre ultimo scorso. Come vedete, le richieste sono state dall'inizio dell'anno al 30 ottobre 20.848, le decisioni adottate di più perché hanno ovviamente trattato anche precedenti domande presentate precedentemente, e i pendenti, cioè quelli residui ancora da esaminare, sono 33.459. Avremmo il nostro target previsto per la fine dell'anno era quello di annullare, di azzerare completamente i pendenti, ma purtroppo anche le restrizioni e le tempistiche e la sospensione che abbiamo dovuto adottare nel nostro lavoro su tutto il territorio nazionale a causa del Covid non ha consentito il pieno raggiungimento dell'obiettivo che dicevo. Ecco, è chiaro che con il decreto legge 130 la protezione internazionale e gli istituti che rispetto ad essa si pongono in relazione di complementarietà tornano ad essere oggetto di un diverso approccio che li riconduce, seppure con delle modalità innovative rispetto al passato, tra le competenze delle commissioni territoriali a cui erano state sottratte. E di fondamentale importanza per comprendere la ratio che ispira questo nuovo testo è sicuramente la disposizione recata dall'articolo 1,1 lettera E, che recependo il contenuto degli articoli 3 e 8 della CEDU va a introdurre un ampliamento delle precedenti casistiche inerenti il divieto di respingimento già previsto dal testo unico immigrazione del 98. Questo ampliamento riguarda in modo particolare le precondizioni di applicabilità del principio del non refoulement, e la norma infatti prevede dei casi di inammissibilità dell'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale, allontanamento che va declinato nelle tre ipotesi di respingimento, espulsione ed estradizione. E dicevo che queste ipotesi sono inammissibili nei confronti del richiedente, il cui diniego sarebbe dovuto per la presenza di cause di esclusione o per l'assenza di condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale. Mentre in precedenza il permesso di soggiorno per protezione speciale per non refoulement si collegava alle ipotesi di possibile sottoposizione a tortura, il nuovo articolo invece ha stabilito che il permesso si aggiunge, che a tale permesso previgente si aggiungono due situazioni: quella della possibilità del richiedente di subire trattamenti inumani e degradanti, anche in considerazione della situazione di violazione dei diritti umani presente nel suo paese di origine, e il secondo che invece attiene alla violazione del diritto e al rispetto della vita privata e familiare dell'interessato, a tutela del quale devono essere tenuti in debita considerazione diversi elementi che sono i vincoli familiari, il livello di inserimento sociale raggiunto, la permanenza sul territorio nazionale. Ecco, su questo aspetto mi vorrei soffermare perché la norma qui ha evidentemente recepito la copiosa e conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è consolidata a partire dalla sentenza 4455 del 2018, con la quale era stato già individuato e messo a fuoco che la vulnerabilità personale del richiedente poteva ben sostanziarsi nel rischio del richiedente di essere, attraverso il rimpatrio, di essere immesso nuovamente in un clima, in un contesto sociale e politico inidoneo e capace certamente di
di compromettere i suoi diritti fondamentali ed inviolabili. Tornando al primo caso, quello dei trattamenti inumani e degradanti, va qui detto che il presupposto per la rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è la sussistenza di condizioni di esclusione. Perché se queste condizioni di esclusione, cioè delle cause ostative al rilascio della protezione, non esistessero, il richiedente avrebbe diritto de plano al riconoscimento della protezione o come rifugiato o come protezione sussidiaria. E invece in tale ipotesi, alla luce della nuova formulazione della norma, la commissione territoriale è chiamata a valutare positivamente l'applicazione del non refoulement in tutti i casi in cui il soggetto possa essere in pericolo di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Questo tipo di permesso non è convertibile in permesso di lavoro e, come l'altro, ha la stessa durata di 2 anni. L'altro, che dipende invece dalla situazione inerente al rispetto del diritto alla vita privata, deriva sempre dall'applicazione di una decisione negativa da parte della commissione, che rileva che non sussistono le condizioni di inclusione, cioè non sussistono i requisiti per applicare, per riconoscere la protezione internazionale. Ma siccome contestualmente esistono dei legami di carattere familiare, di inserimento sociale che abbiamo visto, allora in questo caso deve essere concesso il permesso di soggiorno, che è convertibile in permesso di lavoro e che trova il suo unico limite nelle ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica. Accanto però alla possibilità che già era prevista, quindi quella ordinaria per le commissioni di valutare il non refoulement all'interno di una procedura normalmente instaurata, si pone invece attraverso la formulazione del punto 1.2 del comma 1 del citato articolo 19 anche la possibilità di applicare il non refoulement da parte della commissione al di fuori della procedura di asilo. E questo è il caso che in cui il questore, nell'esaminare una domanda di permesso di soggiorno ad altro titolo, ritiene che possano sussistere quei requisiti visti precedentemente e pertanto chiede il parere della commissione territoriale, la quale si trova in questa situazione a svolgere una funzione di tipo consulenziale che si affianca, in assenza di una vera e propria procedura, a quella decisoria. E invero proprio l'assenza di una vera e propria procedura lascia qualche perplessità, sinceramente, in merito alle modalità di applicazione di questa norma, perché per dare il parere è evidente che i collegi debbano attingere alle risultanze delle famose COI, Country of Origin Information, alle informazioni sui paesi di origine, che vengono elaborate anche col supporto dell'unità COI di questa commissione nazionale, insieme anche all'EASO e anche con la consulenza di UNHCR. Però questo tipo di parere non aderisce ad un criterio di completezza dell'indagine, perché mancherebbe in questo caso il passaggio nodale del colloquio con l'interessato, dal quale, come avviene nei procedimenti ordinari, emergono spesso situazioni soggettive della cui valenza non può non tenersi conto. E per questo aspetto, io credo che dovremmo fare, ecco, delle riflessioni di tipo pragmatico necessarie alla sua completa applicazione. Poi, per quanto riguarda l'ampliamento delle competenze, il DL continua a perseguire lo scopo di garantire con le procedure di asilo la massima tutela delle vulnerabilità e quindi non poteva non inserire nella tutela delle vulnerabilità anche quella che dipende dalla lesione del diritto alla salute, che non è più di competenza del questore come caso speciale, come era in precedenza, ma che rientra nella valutazione delle commissioni
dimensioni territoriali e che si estende anche alle gravi condizioni psichiche e fisiche e derivanti da gravi patologie. Naturalmente in questo caso la valutazione dei requisiti è rimessa alla Commissione e la durata di questo permesso di soggiorno vale per tutta la terapia e anche per le eventuali prosecuzioni e prolungamenti della terapia stessa. Devo dire che il DL ha apportato un'azione di riordino, ha svolto un'azione di riordino efficace, differenziando i casi prioritari dalle procedure accelerate, che in passato presentavano alcuni profili di sovrapposizione. Quindi con la nuova formulazione dell'articolo 28 e 28 bis del DLGS 25, il 130 ha ricondotto l'ambito dell'esame prioritario a delle casistiche di procedura ordinaria, cioè per le quali va veramente meramente data una priorità cronologica in ragione della manifesta fondatezza della domanda e anche della sua presentazione da parte di un soggetto vulnerabile. E quindi, proprio perché si tratta di procedure diverse, la Commissione ha l'obbligo di informare il richiedente circa il tipo di procedura che gli viene applicata. È diversa da quella dell'esame prioritario, che non è una vera e propria procedura, ma è un problema di calendarizzazione dell'esame, è invece la procedura accelerata che risponde a tempistiche brevi, stringenti e che riguarda specifiche domande di asilo che vengono poste in determinate situazioni. Per esempio, quella della durata di 5 giorni rientra la reiterata che è stata presentata, cioè una domanda che viene ripresentata senza aggiungere nuovi elementi rispetto alla prima, o quella che è presentata da un richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati ostativi al rilascio della protezione internazionale. L'introduzione di questa procedura in questa fattispecie ha implicato l'abrogazione dell'ex procedura immediata prevista dalla precedente disciplina. Le altre casistiche rientrano nei 9 giorni, laddove ci sono 7 giorni perché il richiedente sia udito dalle commissioni territoriali e 2 perché da quel momento invece venga assunta la decisione. Diciamo che tutta la riforma delle procedure accelerate, che è stata particolarmente incisiva, riguarda anche il fatto che le procedure accelerate non si applicano ai minori. Questo è stato esplicitato, anche se in realtà era presente nelle normative previgenti, ma quello che è da rilevare è che, in coerenza con l'accelerazione impressa alla procedura di prima istanza, anche in sede giurisdizionale si è optato per una riduzione dei termini da 30 a 15 giorni per la proposizione del ricorso. Un ampliamento delle competenze delle commissioni deriva anche dalla dichiarazione di inammissibilità che consegue alla trasmissione degli atti, immediata trasmissione degli atti da parte del questore quando il richiedente presenta una nuova domanda, quindi reitera una domanda in modo strumentale, evidentemente in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento. E questa viene appunto inviata all'esame della Commissione, che ha 3 giorni per rilevare se ci sono o meno nuovi elementi e, se non ci sono, dichiara inammissibile. Si tratta quindi di una decisione negativa, la cui efficacia dal decreto 130 è sostenuta in modo particolare e no, addirittura con la previsione dell'impossibilità che essa sia sospesa né dalla proposizione del ricorso né dall'istanza di cautelare. E questo avviene non solo nella domanda che viene presentata in una fase di allontanamento, ma anche della reiterata che viene presentata comunque dopo una prima domanda inammissibile. Proseguendo l'indagine nell'esame delle innovazioni procedurali, vediamo come esse siano riconducibili ad aspetti sostanziali che si concretizzano, a mio avviso, nella tutela delle vulnerabilità. Ce lo conferma
conferma anche l'articolo 28 ter che è stato del DL 25, DLGS 25, che è stato innovato con l'introduzione del comma 1 bis, per cui le decisioni inerenti la manifesta infondatezza non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari, che sono quelli che vedete qui scritti, che appunto riguardano categorie speciali come minori, minori non accompagnati, anziani, disabili, eccetera. E la tutela delle vulnerabilità ha indotto il legislatore anche a non tralasciare il caso in cui la domanda di protezione internazionale non viene accolta e riguarda un genitore di un minore nei cui confronti però ricorrono dei motivi connessi alle sue condizioni psicofisiche, carente sviluppo psicofisico, e allora in questo caso è previsto che lui possa restare sul territorio nazionale, lo prevedeva già l'articolo 31 del TUI, ma in questo caso le commissioni, per quello che ci riguarda, sono chiamate nel superiore interesse del minore a informare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Epilogativo evidenzia un po', non mi soffermo per carenza di tempo, ma evidenzia un po' quelle che sono le differenze delle decisioni che sono rimesse alla competenza delle commissioni territoriali, così come erano nella normativa precedente e come sono in quella attuale. E occorre domandarci quali saranno i prevedibili effetti della riforma che oggi stiamo analizzando. Ebbene, rispetto a questi, vi propongo questa slide, perché rispetto alle voci attuali che voi vedete completate con i numeri che indicano appunto i risultati della nostra attività, abbiamo inserito in questa zona che è giallina tutte le voci che sono state aggiunte appunto dal decreto in esame e che riguardano il non refoulement ex articolo 3, quello ex articolo 8 CEDU, la richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche, le decisioni di inammissibilità, il rilascio di parere, le informazioni al Tribunale dei minorenni. Dunque, tutte queste attività andranno ad aumentare andando sicuramente ad aumentare le attività che già il carico di lavoro dei collegi territoriali, e richiederanno anche il supporto informatico per l'introduzione di nuove funzioni che debbono rispecchiare le diverse nuove tipologie di decisionali. Ecco, le slide sono finite e quindi mi sentite? Assolutamente sì, ha concluso il suo intervento? Praticamente, ecco, intendo soltanto dire che con una recentissima circolare di taglio tecnico e operativo, le commissioni territoriali sono già state chiamate a dare immediata attuazione a queste disposizioni per valutare la sussistenza dei requisiti del non refoulement, anche nel caso del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, nell'ambito di procedimenti di rinnovo in corso che non sono ancora definiti. Ecco, è chiaro che però allo stato attuale non è possibile fare alcuna previsione numerica sull'incremento dei ritorni dati. Dottoressa Sarti, le chiedo di terminare la condivisione in modo tale che possiamo tornare a vedere il suo volto. Stiamo cercando di farlo, Sì, sì, magari sì, sì. scusa, non sono riuscita. Non si preoccupi. Nel frattempo chiedo ai colleghi se c'è qualcuno che vuole porre delle domande. Vedo già la collega Bordonali, poi la collega Baldino. Prego, Bordonali. Grazie Presidente, ringrazio per la spiegazione molto esaustiva, completa. Chiedo anche di poterci far avere le slide che sono state spiegate precedentemente. Ecco, una domanda molto, cioè la domanda è semplice, forse la risposta lo è un po' meno. In tempi passati abbiamo visto che c'era ovviamente da parte delle commissioni territoriali, grazie alla mole di lavoro, la difficoltà di gestire un numero elevato e quindi i tempi per gestire appunto tutte le domande che venivano effettuate portavano a un prolungamento nei centri d'accoglienza di tutti i richiedenti il permesso di protezione internazionale. Io sono a chiederle se con questi aggravi che vengono dati
alla Commissione si sta già pensando quanto potranno nuovamente prolungare i tempi prima di poter dare un parere rispetto alle richieste che arriveranno, e quindi se ci saranno probabilmente un ritorno alle difficoltà come c'erano state in passato. Baldino? Ah, vuole aspettare la risposta per capire se comprende anche la sua domanda. Prego, Sarti. Grazie Presidente. Onorevole Bordonali, sì, certamente abbiamo vissuto di tempi passati delle grosse difficoltà, ma lei sa che le riforme precedenti ci hanno consentito di, tra virgolette, rimpolpare la struttura delle commissioni territoriali sul territorio e quindi di gestire meglio. Diciamo che le attività si sono rallentate purtroppo a causa dei tempi dilungati imposti dal Covid. Bisognerà fare i conti con la realtà, però lo faremo step by step, perché oggi come oggi non possiamo sapere in quali numeri andranno a tradursi queste nuove competenze e quindi non possiamo prevedere se si creeranno delle situazioni, diciamo, dipendenti pari a quelle del passato. Mi auguro di no, anche perché nel frattempo le commissioni si sono altamente qualificate e hanno acquisito una celerità anche nell'espletamento, diciamo, delle procedure ordinarie, hanno subito un processo di formazione in questi anni decisamente intensivo, anche sulle tecniche di intervista, anche sulle tecniche di inclusione e di esclusione, anche sull'individuazione del fenomeno della tratta in certi casi di particolare vulnerabilità. Quindi hanno degli strumenti, gli istruttori che analizzano i casi e che ascoltano le singole interviste hanno degli strumenti, diciamo, che li hanno portati ad essere più celeri anche nella decisione, più qualificati e più celeri. Certo, rimane sinceramente un punto interrogativo quello che può avvenire in futuro. Dovremo adeguarci alle esigenze del momento. Baldino? Sì, grazie Presidente, grazie dottoressa per il contributo e anche per l'attività che svolgete. Io vorrei avere qualche dato rispetto alla previsione, alla modifica della norma sulla domanda reiterata. Mentre prima non era prevista la presunzione di infondatezza della domanda, e quindi la domanda era possibile, poi con gli ultimi decreti in materia è stata prevista l'inammissibilità automatica della domanda, adesso invece prevediamo, come giustamente lei ha ricordato, la possibilità di appunto riproporre domanda e un termine di 3 giorni per la commissione di rispondere. Quello che vorrei sapere è quanto la previsione di inammissibilità della domanda, quindi il minor numero di domande reiterate, abbia inciso sull'alleggerimento del carico di lavoro della commissione territoriale, quindi di contro quanto la previsione di una possibilità di reiterare la domanda invece possa incidere in termini numerici rispetto a tutto il carico di lavoro che avete. Grazie. Prego, dottoressa Sarti. Se deve cercare delle carte, faccia pure. No, non la sento, ha il microfono spento. Eccomi qui, no, non chiedo scusa. Allora, la domanda che ha fatto l'onorevole, magari poi se desidera porla anche in termini diretti all'ufficio, cercheremo di analizzare con più precisione, perché il calcolo che lei ha chiesto di fare così non riesco a farlo nell'immediato, è piuttosto complesso. Quello che posso dire è che delle richieste di asilo che abbiamo avuto, per esempio quest'anno, che sono state 20.848, le reiterate sono state 4.317, ma parliamo di reiterate di reiterate ordinarie, cioè quelle che vengono proposte senza la adduzione di nuovi motivi. Quelle a cui faceva riferimento invece l'onorevole sono quelle che riguardavano specificamente il caso di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, e di questo io dovrei approfondire, perché sinceramente non ho i dati con cui poter rispondere in maniera attendibile.